E benvenuti ragazzi, siamo tornati in territorio oscuro, siamo tornati nel gioco Evil Nun, sì, perché nello scorso e primo video che abbiamo fatto su Evil Nun siamo scappati dalla suora satanica in modalità estrema, dalla porta principale, scappando da quella porta, cioè riuscendo a scappare appunto, abbiamo sbloccato il caro amico Bunker, che noi oggi in questo video andremo a scoprire cosa ci nasconde e quindi come è fatto. Infatti non sarà un gameplay vero e proprio, ma sarà un video dimostrativo, diciamo, per chi ancora non sapesse cosa ci fosse. Ad esempio, io non so cosa c'è dentro questo bunker. Sarà una sorpresa per me, ma anche per voi. Quindi, che dire, iniziamo. Vabbè, ovviamente in modalità fantasma, pare giusto, perché non facendo un gameplay. Oh, sì, la solita frase, devi essere buono. Ok, vabbè, sti cavoli. Allora, il bunker, abbiamo visto che ci stava da qua, no? Si entrava da qui, dove prima qua alzando il coperchio c'erano numeri, no? Adesso invece c'era scritta open, quindi vuol dire che se noi in teoria andiamo a premere, aspetta, aspettate un attimo, prima di tutto voglio vedere una cosa. Sì, lo sapevo. Mannaggia a te che evochi il diavolo del... lasciamo perdere, va. Non si deve evocare il diavolo. Adesso te la farò pagare. Mannaggia al diavolo. Ma prendiamo sta torcia. Adesso gli vado a dare fuoco. Bruciasse all'inferno questa suora satanica. Vieni qui. Ti sta bene. Ti sta bene. Voglio vedere fin dove va. Ah, esci. Sì, vabbè, questo sarebbe il garage. Fortissimo, ha preso di nuovo fuoco. Non so in realtà come ha fatto, ma ha preso di nuovo fuoco. Ragazzi, inseguiamo la sora e vediamo cosa fa. Ah, niente, è andato via il fuoco e niente, vabbè. No, ho capito in realtà. Cioè, non ho capito due cose. Intanto la prima è ti sta bene e godo, perché il diavolo non si evoca. La seconda che non ho capito è come ha fatto. A parte noi sì, non possiamo entrare solo perché siamo entrati solo perché c'era la suora, no, vabbè, che è passata di lì e noi l'abbiamo seguita. Ma non ho capito come ha fatto ad aprirsi. Noi abbiamo premuto il pulsante, no? E serve la corrente. E là invece già c'era e non ha senso in realtà, perché là, noi la corrente non l'abbiamo messa. E poi come ha fatto a riprendere fuoco una seconda volta? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you. Sentito un God. Ha nominato Dio, non so per che cosa. Comunque, ragazzi, lasciamo perdere perché. Perché lasciamo perdere? E torniamo a quello che dovevamo fare. Quindi, appunto, come ho detto io, premendo questo pulsante verde si è aperta la porta. Ok. Porta. Ah, si può chiudere, bene. Questa che è? Un asse di... Ah, sì, perché se entra la suora qua, così non può entrare. Buono, buono. Queste sono delle scale in acciaio, sì, abbastanza zozze. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Arriva una luce e voilà! Hai capito sto bunker? C'è pure un rumorino in sottofondo. Che sta svanendo, però. È svanito il rumore che c'era in sottofondo, no! Allora, questo è un pilastro strano, in cui ci stanno dei grassetti che però sono bloccati, non si possono aprire. Che? Eh? Uso. Hai bisogno del gra... Cioè, sono qua sopra questo coso, tipo illuminati e quel coso... Ma che... Allora, questa cosa mi pare tipo...
una specie di mini altarino di... No, perché sono caduto? Un mini altarino tipo degli Illuminati. Sì. E invece qui... cioè ci sta questo coso dove... sì, dove che se io salgo qua ci sta questo coso dove dovrei mettere il Santo Graal. Che... ma dove lo prendiamo il Santo Graal? Da qua... qua ci sta la croce di Gesù con questo stampo misterioso di una maschera. Stampo misterioso. Sì, che hanno montato sopra la povera croce dove Gesù ha lasciato la sua vita terrena. Vabbè. C'è uno stampo da mettere che non so da dove si prenda, ma non so manco da dove si prende il Santo Graal. Ma questi rumori che cacchio... Ah, non me ne ero accorto, qua ci stanno due cuscinetti e qua ci sta là il cuscinetto del Santo Graal, quelli della Gebreyans non hanno scritto manco santo, ed era questo che faceva questo rumore. Ah, ecco, e che c'è sta luminosità stranissima. Vabbè, e quindi questo se noi lo prendiamo... ah, non fa più il rumore, vabbè, se noi lo prendiamo... e si viene... e viene questo... se noi prendiamo e ci mettiamo qua, c'è questo... no, c'è questo qua dove possiamo mettere il Santo Graal. Ah, e quindi dal Santo Graal e poi va tipo l'acqua che sta qua, va in uno di questi tubicini, o forse in tutti i tubicini, e compaiono tipo delle immagini qua su questi quadri messi apposito. Hai capito? E forse da lì compare la maschera che noi possiamo mettere qua. E questo coso dovrebbe tipo girare. E questo qui dovrebbe andare tipo qua, dove ci sta sto coso qua, che si intuisce che è un passaggio. Porca miseria, dovrei farlo. In realtà sì, dovremmo farlo ragazzi. Però la coscienza mi dice che questo è un oggetto così santo che è meglio se lo lasciamo qua, che poi non ho capito cosa ci fa in realtà in una scuola, dovrebbe stare in una chiesa, però vabbè. Che poi ci sta l'acqua dentro, quando dentro ci stava il sangue di Cristo, cioè il vino che sarebbe il sangue di Cristo. Vabbè, hanno cambiato questa cosa, però non è per quello. Comunque sì, questo è l'altare e qua se uno ci sale sopra esce proprio automaticamente qua dove andrebbe il Graal. Che poi non ho capito, poi l'acqua che dovrebbe andare tipo da questi tubicini che vedo qua con residui d'acqua, non ho capito da dove scende l'acqua su questo Santo Graal se sotto non c'è nessun buco. Però vabbè, sta di fatto ragazzi, il bunker... come? Non c'è posto? Come no? Ah, ok. Comunque il bunker ragazzi è questo qui. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. A me questo bunker è molto strano e... guardate, sono abbastanza, in realtà, anche diciamo stupito, ma perché, non lo so, voi fatemi sapere qualcosa di com'è, come vi è sembrato se non lo conoscevate, o come funziona comunque se qualcuno di voi conoscesse questa cosa. Però io sarei curioso di mettere il Santo Graal lì. E vorrei vedere cosa, se succede che tipo l'acqua scende giù. Pure se è strano, perché qua ci stanno sti resti d'acqua, no? Però boh. Vabbè. Comunque ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto e alla prossima.